La graffatrice U200, fabbricata in Italia dall'Alfa Macchine, serve per assemblare le cornici. È una graffatrice a pedale adatta per principianti, fotografi ed artisti che vogliono farsi da soli le cornici. Vediamo dapprima come si assembla una cornice e poi analizziamo tutte le parti della macchina. Innanzitutto bisogna impostare i punti in cui le graffe vanno inserite. L'impostazione si effettua stringendo le due manopole che fissano i due limiti entro i quali la squadra di appoggio può scorrere. Abbasso il passore verticale in modo che resti fissato a circa 2 cm sopra l'angolo. Ora assemblo completamente i 4 pezzi della cornice. Ora assemblo un altro tipo di cornice. Dapprima faccio vedere come le graffe entrano nella cornice. E poi attacco i 4 pezzi. La larghezza massima delle aste che la graffatrice può assemblare è di 13 cm. Vediamo ora tutti gli elementi della cornice. La macchina può funzionare con graffe alte millimetri 5, 7, 10, 12 e 15. Per ogni altezza di graffa deve esserci la cosiddetta testina, che va fissata alla graffatrice prima di inserire lo stick di graffe. Questa, ad esempio, è la testina da 15 mm. Va inserita nella macchina e va fissata con la chiave a brugola che è in dotazione alla graffatrice. La macchina viene fornita con le testine da millimetri 7, 10 e 15. Le altre due testine, cioè le testine da millimetri 5 e 12, possono essere fornite separatamente come optional. Per inserire lo stick di graffe bisogna innanzitutto tirare indietro la molla che spinge le graffe in avanti. Poi si inserisce lo stick nell'apposita corsia, facendo attenzione che la colla sia nella parte alta dello stick. Alla fine si rilascia la molla. Per rimuovere le graffe che si trovano dentro la graffatrice si può utilizzare il magnete che viene fornito in dotazione. Il pressore verticale serve per tenere bloccato l'angolo della cornice durante l'assemblaggio. Il pressore va fissato a circa 2 cm dalla cornice. Per fissarlo si tira la manopola e la si rilascia in modo che la punta della molla si infili in uno dei fori del pressore. Il pressore verticale può essere spostato orizzontalmente per posizionarlo esattamente sopra la cornice. La posizione va poi fissata stringendo la leva di bloccaggio. Alla base del pressore verticale c'è un magnete al quale si possono applicare due tamponi diversi, un tampone angolare ed uno rotondo. Entrambi hanno la base in feltro. Il tampone rotondo è più adatto per cornici piatte, mentre il tampone angolare si adatta meglio alle cornici sagomate come questa. La macchina consente di fissare la posizione di due graffe. Ora imposto il primo punto in cui va inserita la graffa. Per fissare la posizione stringo la manopola. Ora invece imposto l'ultimo punto. Anche questo punto va fissato stringendo la manopola. Se la cornice richiede una sola posizione, conviene fissare la posizione con la grande manopola centrale. Questo sistema è particolarmente utile quando si devono applicare più graffe sovrapposte, come su questa cornice. Questa cornice è piuttosto grossa e richiede quindi delle altre graffe in punti intermedi tra il primo e l'ultimo. In questi casi mi aiuto con la scala millimetrata che sta alla sinistra della squadra di appoggio. Per chiarire meglio la procedura, rivediamo l'operazione dal retro della macchina. Con questa manopola imposto la prima posizione. Con quest'altra manopola imposto la seconda posizione.
Se basta una sola posizione, è preferibile impostarla con questa manopola grande. Per questa cornice voglio inserire due graffe da 15 mm. Abbasso il pressore verticale. Ora inserisco le due graffe premendo il pedale. È possibile applicare graffe sovrapposte. In questa cornice, ad esempio, applico due graffe sovrapposte, così. Per cornici grosse bisogna inserire diverse graffe. Qui mettiamo due graffe sovrapposte da 15 mm. Qui una graffa. E qui altre due graffe sovrapposte. La posizione del pedale può essere spostata da destra a sinistra o viceversa. È una versatilità utile per i mancini. Per sollevare o abbassare la posizione del pedale, bisogna svitare questa manopola e cambiare il foro che regola l'altezza. Sui fianchi della macchina ci sono due maniglie, una a destra ed una a sinistra. Per modificare l'inclinazione bisogna dapprima allentare le maniglie e poi spostare l'inclinazione. Alla fine, per fissare l'inclinazione, si stringono le maniglie. La macchina che vedete è dotata di due alette che servono per appoggiare meglio la cornice durante l'operazione di assemblaggio. Bisogna però precisare che le alette costituiscono un optional della graffatrice e vanno perciò acquistate separatamente. Prima di applicare le alette, tolgo i grani che tappano i fori in cui le alette vanno fissate. Poi fisso l'aletta con un bullone perlato. Poi applico gli altri due bulloni che servono per fissare meglio le alette. Questa operazione va effettuata da sotto. Queste sono due squadre che servono per cornici ottagonali o esagonali. Per applicare una squadra bisogna dapprima togliere il pressore verticale. Poi bisogna togliere la squadra normale della macchina svitando i bulloni che la tengono fissata. Infine si inserisce l'altra squadra e la si fissa con i bulloni. La squadra esagonale e squadra ottagonale sono degli optional e vanno quindi ordinati separatamente. Per installare la macchina inizio con l'avvitamento dei piedini di gomma che stanno alla base. Poi aggancio alla base la parte superiore del basamento e la fisso con le viti in dotazione. Ora inserisco le parti del pedale. Questo è il dispositivo di aggancio del pedale alla macchina. Ora applico la barra del pedale. La barra potrebbe venire applicata sia a destra che a sinistra del centro. Per montare completamente la macchina, ora appoggio per terra il basamento. Appoggio la macchina sopra al basamento. Poi la fisso al basamento con i quattro bulloni forniti in dotazione, avvitando dapprima i due bulloni dotati di maniglia
e poi gli altri due bulloni che vanno avvitati con una chiave a brugola. Ora aggancio il cavo metallico al pedale. Il cavo deve scorrere tra le due carrucole e poi va fissato al dispositivo di aggancio del pedale. È possibile scegliere l'altezza del pedale utilizzando uno dei fori del dispositivo. Alla fine applico il pressore verticale. È possibile lavorare anche dal retro della macchina, invertendo la sua posizione. Vediamo come. Comincio sganciando il cavo dal dispositivo di aggancio. Poi svito i quattro bulloni che tengono fissata la macchina al basamento. Sollevo la macchina ed inverto la posizione. Avvito nuovamente i quattro bulloni. Aggancio nuovamente il cavo del pedale al dispositivo di aggancio. Per far vedere come si lavora dal retro della macchina, assemblo una cornice con due coppie di graffe sovrapposte per ogni angolo. Insieme alla macchina viene fornito un pratico manuale in italiano o nelle principali lingue. Troverete la graffatrice Minigraph U200 nel catalogo della Rinaldin e sul sito www.rinaldin.it.